Allora, benvenuti nel mio canale. Questo video è in collaborazione con Lana Gatto, che mi ha mandato dei filati bellissimi, che ringrazio infinitamente per l'opportunità che mi ha dato. Spero di essere all'altezza, perché non è facile. Mi ha mandato il filato, questo qui della nuova Jaipur, spero di averlo detto bene. Questo qua è 50 grammi, 100 metri e 100 metri, ed è composto, aspettate che vi dico, il cotone Mako pettinato 100%, quindi è perfetto per l'estate, primavera estate. L'occorrente per questo lavoro sono un campione del 10x10, io sto usando la lana gatto, quindi mi servono 8 gomitoli da 50 grammi, quindi sono 400 grammi. È composta, ora vi dico perché ho il mio schemino, è composta da 100 metri, vedete? È composta da 100 metri, si lavora con i ferri 3,5 4, io ho lavorato con i ferri da 4, quindi ci servono ferri da 4, ok? Poi ci serve un block notice, per ho una carta con una penna per segnare tutte le maglie che vi dico, una forbice, un metro, una ago da lana e i nostri marcapunto. Ok? E una calcolatrice. Ok? Questo è l'occorrente che ci serve per fare questo cardigan. Allora, per calcolare quanto dobbiamo fare di quante maglie avviare, noi dobbiamo fare questo piccolissimo calcolo, che è facilissimo. Io so che il mio schema che ho scelto per fare questo cardigan ha 26 maglie, multiple di 26. Ora noi ci dobbiamo misurare la nostra circonferenza del bacino, dove vogliamo che arrivi il maglioncino, il cardigan, dove ci arrivi all'altezza del bacino. Ok, io ho misurato e il mio è 105. Ok, il nostro calcolo da fare è semplicissimo. Innanzitutto dobbiamo procurarci, anzi prima di fare il maglioncino al nostro cardigan, noi dobbiamo fare un nostro campioncino 10x10, che è questo, vedete? È piccolino. Ci serve anche il nostro metro e dobbiamo misurare in lunghezza, così, da una maglia all'altra a 10 cm, e dobbiamo contare le maglie in 10 cm quanti sono. Ok, da me escono 18, quindi io so che le mie maglie in 10 cm sono 18. Ok, e il calcolo da fare è 18 per 105 diviso 10, che è il nostro campione in centimetri, 10 cm, 10x10, uguale, ok? A me mi esce 189. A me mi esce 189 maglie. 189. Ora dobbiamo calcolare per vedere se in 188 89 maglie riesco a fare il mio schema con i 26 maglie dello schema, ripeterlo, e ci esce uguale, se ci esce senza, per avere lo schema bello pulito, senza avere interruzioni brutte. Quindi 26x7 uguale, questo non va bene perché ci esce 78 maglie, 26x7 uguale 182 maglie. Ok, 182 maglie, a noi ci servono 189, quindi proviamo a fare
Proviamo a moltiplicarlo per 8 e ci esce 208 e quindi non va bene. Allora che facciamo noi? Facciamo 182 maglie per raggiungere lo schema, quindi faremo 182 maglie con lo schema e più aumentiamo una maglia qua e facciamo 190. Ok, quindi facciamo 190 maglie avviate. Ok? Di cui 182 maglie sono per lo schema. Ok? Per lo schema. Per arrivare a 190, a noi ci mancano 8 maglie, giusto? Queste 8 maglie che noi ci mancano per arrivare a 190, noi li sfruttiamo, per fare ai due lati faremo il nostro bordo di 8 centimetri, 4 e 4 a maglia legaccio, quindi sono 8 centimetri, 8 maglie, scusate, per il bordo. Ci siete? 8 maglie per il bordo noi faremo, quindi arriveremo a 190 maglie. Quindi abbiamo in totale 199 maglie, 190 maglie, ok? 182 maglie li sfruttiamo per il bordo, per lo schema, e 8 maglie per il bordo da un lato e dall'altro dell'inizio del lavoro, ok? Ecco qua, ho avviato le mie maglie, sono 189, ne faccio una in più per farli pari, 190. Ok? Ora, ecco qua, siamo a 190 maglie, perfetto. Ora, vi faccio vedere come si prosegue. Dobbiamo fare due giri a maglia legaccio, quindi questo è il filo, due giri maglie legaccio. La maglia legaccio sapete che si lavora dritto perché non lavoreremo in tondo, si lavora dritto sia sul rovescio che sul dritto, si lavora, scusate, si lavora sempre a dritto. Ricordatevi che la maglia legaccio per fare un giro a maglia legaccio vuol dire che dobbiamo fare due giri a maglia, due giri dritti, ok? Due maglie legaccio dobbiamo farne quattro giri dritti, fatelo così per tutto il ferro. Ecco qua, sto finendo il primo giro, mi mancano due maglie. Ok, ho finito il primo giro, giriamo il lavoro perché lo stiamo lavorando non unito e lavoriamo sempre sempre dritto. La prima maglia non la lavoro, lavoro la seconda perché se no viene sempre a dritto e questo è il primo giro a maglia legaccio. Continuate così per tutto il ferro. Ecco qua, io sono al terzo ferro, al secondo ferro, scusate, sto finendo il secondo ferro, ora inizio il terzo. Giriamo il nostro lavoro, questo è il nostro dritto, ok? Se non riuscite a vederlo, vi mettete un marcapunto, che ora lo metto pure io, un marcapunto per segnarvi che questo è il nostro dritto del lavoro. Vedete, ora lavoriamo sempre a maglia dritta, altri due giri, ok? Per fare un'altra maglia legaccio. Quindi la prima maglia legaccio l'abbiamo fatto. Questi sono una maglia legaccio, un ferro di maglia legaccio, però l'abbiamo lavorato due volte a maglia dritto. Facciamo altre due volte maglia dritto, quindi sul dritto e sul rovescio del lavoro per tutto il ferro.
Qua sto finendo anche il mio terzo giro. Vedete? Ecco qua. Ho finito il terzo giro. Giriamo il nostro lavoro. E ora facciamo come prima l'ultimo giro a maglia legaccio. La prima non si lavora. Questo è l'ultimo giro, che è il quarto, a maglie legaccio. Fate così per tutto il ferro. Ecco qua, sto finendo il quarto giro a maglia legaccio. Nel quinto giro, nel quinto ferro, noi siamo sul diritto del lavoro. Ecco qua, vedete, giriamo il nostro lavoro e siamo sul diritto, vedete? Ora dobbiamo fare il nostro schema. Lavoriamo 4 maglie a dritto, sempre, cioè a legaccio, 1, 2, 3 e 4. Poi ora dobbiamo lavorare il nostro schema. Il nostro schema si lavora così. 16 maglie dritto. 1. Se non riuscite a individuare maglia legaccio, maglia dritto, eccetera, eccetera, potete mettere un altro marcapunto qui, dove avete le 4 maglie per il del legaccio. Mettete un'altra marcapunto e ora lavoriamo il nostro lavoro. 13 maglie dritto. Ora facciamo 5 maglie rovescio, 1, 2, 3, 4, 5, 3 maglie dritto, 1, 2 e 3 e 5 maglie rovescio, 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? Ritorniamo ai nostri 13, quindi facciamo 13 maglie dritte, 1. Ok, facciamo 5 maglie rovesce, 1, 2, 3, 4 e 5, 3 maglie dritte, 1, 2, 3 e 5 maglie rovesce, 1, 2, 3, 4 e 5 e 4 maglie, mettiamo il marcapunto e facciamo 4 maglie a legaccio, quindi a dritto. Ok, vedete? Giriamo il nostro lavoro e lo lavoriamo come si trova. Quindi le nostre 4 maglie a legaccio, marcapunto le maglie a dritto, le 5 maglie a dritto, perché erano rovesce, ora sono a dritto, poi come si trova? Non dovete cambiare niente. Dove c'è il dritto, dove c'è il rovescio, il rovescio. Ecco qua, sto finendo il nostro giro, il sesto giro. Ok, marca punto del coso, il legaccio, quindi a dritto. Ok, giriamo il nostro lavoro sul dritto del lavoro. Ora facciamo le nostre 2 maglie a legaccio, le nostre 4 maglie a legaccio, sempre dritto, spostiamo il marcapunto, facciamo 13 maglie a dritto,
4 maglie rovesce, 4 maglie rovesce. Ora facciamo 2 maglie insieme dritto, ok, gettato, una maglia dritta, gettato, e non lavoriamo la prima, lavoriamo la seconda, e quella di prima non lavorata la cavalliamo sopra, ok, e lavoriamo 4 maglie rovesce, 3, 4. Ok, il nostro piccolo schema è finito, ora lo dobbiamo ripetere per tutto il giro del lavoro. E 4 maglie rovesce. Il nostro marcapunto che divide il nostro legaccio, 4 maglie legaccio, quindi è dritto. E abbiamo finito il giro. Giriamo il lavoro sul rovescio, lavoriamo le nostre maglie a legaccio, quindi a dritto, ricordandovi che il primo sempre non si lavora. Lavoriamo dritto il marcapunto che divide il nostro legaccio, lavoriamo come si presentano le maglie, non c'è niente di strano, ricordandovi che la maglia gettata che abbiamo fatto la lavoriamo al rovescio, ok? Tutto al rovescio, vedete? La maglia per fare il buco lo lavoriamo al rovescio, quindi dove c'è il dritto, dove c'è il rovescio, e dove c'è il gettato pure al rovescio, ok? Ecco qua, facciamo il nostro lavoro, si presenterà così. Ora continuiamo con le nostre maglie legaccio, 4 maglie legaccio, il nostro marcapunto della divisione, poi facciamo 2 maglie dritte insieme sulle 13 maglie, 2 maglie dritte insieme, lavoriamo, la prima non la lavoriamo, lavoriamo la seconda, quella di prima la cavalliamo sopra la seconda, e poi tutte e due queste che abbiamo fatto, queste 2 maglie, li passiamo sul ferro di sinistra, ok? E la maglia che abbiamo lavorato la seconda, che ci viene la seconda, vedete? La cavalliamo su quella di prima e le passiamo tutto sulla maglia, sul ferro di destra. Continuiamo a lavorare il gettato, un dritto, un gettato, un dritto, un gettato, un dritto, un gettato, un dritto, 3, 4, un gettato, un dritto, un gettato, vedete? Devono essere 6 gettati e delle 13 maglie devono rimanere 4 maglie, che dobbiamo fare lo stesso lavoro. Quindi 2 maglie insieme, la prima non la lavoriamo, lavoriamo la seconda, quella di prima la passiamo sulla seconda, ok? E le 2 maglie che abbiamo, vedete, queste 2 che abbiamo diminuito, la seconda la cavalliamo sulla prima, così, vedete? E continuiamo con le nostre 3 maglie al rovescio, 2 e 3, ok? Ora facciamo le 2 maglie a dritto insieme, 2 maglie dritte insieme, una maglia a dritto, un gettato, una maglia a dritto, un gettato,
una lavoriamo a maglia dritta, questa qua non la lavoriamo, lavoriamo la seconda, quella di prima la cavalliamo, ok? E facciamo le nostre 3 maglie a rovescio, 1, 2 e 3. E il nostro schema è finito. Ora ripetiamo dalle 13 maglie, ripetiamo lo schema per tutto il ferro. 4 maglie sono sempre a legaccio, quindi sempre a dritto, sia sul davanti che sul dietro, sia sul dritto che sul rovescio. Ok, vedete? Giriamo il lavoro sul rovescio del lavoro e lavoriamo le maglie come si trovano, dove c'è le 4 maglie, le 4 maglie che dobbiamo fare a legaccio le facciamo sempre a dritto, vedete? Poi le maglie come si presentano, dove c'è il dritto, dove c'è il rovescio, ricordandovi che sul rovescio il gettato si lavora pure al rovescio. Dove c'è il dritto, fate tutto questo per tutto il ferro. Ora continuiamo con le 4 maglie a legaccio. La prima non la lavoro, lavoro la seconda a dritto, ok? Passiamo le nostre 13 maglie a dritto, 3 maglie a rovescio, 3 maglie a rovescio, così, 1, 2, 3. Ora lavoriamo il gettato, ok? Dobbiamo fare la prima maglia, non la lavoro, lavoro la seconda, quella di prima la cavalliamo sulla seconda, ok? Lavoriamo 3 maglie dritte, 1, 2 e 3. Lavoriamo 2 maglie a dritto, un gettato e le 3 maglie a rovescio, 1, 2 e 3. Il nostro schema è fatto. Questo giro dello schema è fatto, continuiamo con le 13 maglie, dobbiamo ripeterlo su tutto il ferro, questo schema qua. Io ho finito il nostro giro, giriamo il lavoro e lo lavoriamo come si trova. Maglia a legaccio. Nostre 4 maglie a legaccio, dove c'è il dritto, dove c'è il rovescio, ricordandovi che il gettato è sempre al rovescio, ok? Qua siamo sul dritto del lavoro, continuiamo con le nostre 4 maglie a legaccio. Il marcapunto. Ora facciamo la stessa cosa come abbiamo fatto per qua, quindi 2 maglie dritto insieme, una maglia non la lavoro, lavoro la seconda, quella di prima la cavallo, mettiamo tutte e due le 2 diminuzioni che abbiamo fatto sul ferro di sinistra, ok? E quello del secondo, la seconda diminuzione la cavalliamo sulla prima, vedete? E mettiamo tutto il lavoro sul ferro di destra. Continuiamo con gettato, 6 gettati, 1, vedete? Un gettato, una maglia dritta, un gettato, una maglia dritta, un gettato, una maglia dritta, un gettato, una maglia dritta. Dovete avere 6 gettati, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Facciamo la stessa cosa, quindi 2 maglie dritte insieme, la prima non la lavoro, lavoro la seconda, quella di prima la cavallo, mettiamo la seconda diminuzione che abbiamo fatto, che è questa, la cavalliamo sulla prima,
Così. Continuiamo facendo 4 maglie a rovescio, 1, 2, 3, 4, sì, 4 maglie a rovescio, poi facciamo un gettato, la prima maglia non la lavoro, lavoro la seconda, quella di prima la cavallo sulla seconda, lavoro una maglia a dritto, 2 maglie gettate sempre a dritto. Poi facciamo un gettato e lavoriamo 4 maglie a rovescio, 1, 2, vedete, 1, 2, 3 e 4. Ripetiamo questo schema su tutto il ferro. Ho finito il nostro giro, giriamo il lavoro e lo lavoriamo come si trova, maglia a legaccio, le nostre 4 maglie a legaccio, dove c'è il dritto, dove c'è il rovescio, ricordandovi che il gettato è sempre al rovescio, ok? Allora, ora sono sul dritto del lavoro e proseguiamo facendo sempre, come sempre, le nostre prime maglie. Del allegaccio a dritto, ok? Ora facciamo le 13 maglie, sono tutte a dritto, 13 maglie sono a dritto, poi facciamo le 5 maglie a rovescio, 1, 2, 3, 4 e 5, 5 maglie a rovescio, vedete? Poi facciamo un gettato, ok? Un gettato, la prima non la lavoriamo, lavoriamo le 2 maglie insieme a dritto e quella non lavorata la cavalliamo su quella lavorata, vedete? Così, un gettato, 5 maglie rovesce, 1, 2, 3, 4 e 5, 5 maglie rovesce. Vedete come viene lo schema? Continuiamo così per tutto il ferro. Giriamo il lavoro sul rovescio del lavoro e lavoriamo le maglie come si presentano. Il dritto sul dritto, il rovescio sul rovescio e i gettati a rovescio. Ecco qua, siamo sul dritto del lavoro, facciamo i nostri 4 maglie a legaccio, poi facciamo 2 maglie dritto sulle 13 maglie, 2 maglie dritto, una maglia non lavoriamo, lavoriamo la seconda, quella di prima la cavalliamo come abbiamo fatto sempre. Poi riprendiamo tutte e due quelle diminuite, le maglie sul ferro di sinistra, e cavalliamo quella, la seconda che abbiamo diminuito, sulla prima. Li passiamo sul ferro di destra e continuiamo a fare 6 di questi, quindi un gettato, una maglia dritta, un gettato, una maglia dritta, un gettato, una maglia dritta, fino ad avere 6 gettati e 4 maglie. Delle 13 maglie, 4 maglie rimangono, 1, 4, l'ultimo è un gettato e poi dobbiamo fare 2 maglie insieme a dritto, una non lavoriamo, lavoriamo la seconda, quella di prima la cavalliamo e quella, la prima che abbiamo diminuito maglia la cavalliamo sulla seconda, così. Lavoriamo le maglie a rovescio, che sono 13 maglie a rovescio, quindi 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 e 13, giusto? Vedete? 13 maglie
e 13 maglie dritte e 13 maglie strette. Fate tutto questo schema su tutto il ferro. Sono sul rovescio del lavoro e faccio le nostre maglie a legaccio, le 4 maglie, e lavoro come si presentano le maglie, come abbiamo sempre fatto fino alla fine del ferro. Quindi abbiamo fatto 3 maglie rovesce, ora facciamo 2 maglie insieme a dritto, scusate qua, ok, 2 maglie insieme a dritto, gettato, no, 2 maglie dritto, una maglia rasata dritta, un gettato, una maglia dritta, un gettato, una maglia dritta e poi lavoriamo, questa non la lavoriamo, lavoriamo la seconda. E quella di prima non lavorata la cavalliamo. Facciamo 3 maglie rovesce, 1, 2 e 3, e poi facciamo tutta maglia rasata. Ecco qua. Io sono arrivata al nostro all'altro lato del maglioncino del cardigan. Ora faccio le 2 maglie rovescio come per, che abbiamo lasciato per far vedere lo schema. Poi lavoriamo tutte queste maglie a dritto. Le nostre maglie a legaccio. Giriamo il lavoro e lavoriamo le maglie come si presentano sul rovescio del lavoro. Ecco qua, sono sul dritto del lavoro. Lavoro le mie 4 maglie a legaccio dell'inizio lavoro. Vedete? Passo il marcapunto. Ora lavoriamo 4 maglie a rovescio, 1, 2, 3 e 4. Facciamo un gettato, la prima non lavoriamo, lavoriamo la seconda, quella di prima non lavorata la cavalliamo sulla lavorata. Una maglia dritta, 2 maglie dritte insieme, un gettato e 4. Maglie rovescio 1 2 3 e 4. Vedete la foglia? Lavoriamo ora tutte le maglie a dritto. Allora, per calcolare dove dobbiamo mettere le maniche, le nostre maniche, attaccare le nostre maniche, il calcolo è semplicissimo da fare, proprio semplice, che ora vi farò vedere. Allora, noi abbiamo sul nostro, le nostre maglie sono 190, ok? Noi che cosa dobbiamo fare? 190 diviso 2, perché dobbiamo trovare la metà. Ok, e a me mi esce 95 maglie, quindi vi faccio un piccolo schemino qua. Vedete, questa è la nostra apertura dove noi non abbiamo messo, non abbiamo chiuso. Ok, il centro è 195, quindi sono 95 qua e 95 qua. Ok. Di questi 95 maglie noi dobbiamo trovare ancora la metà, perché ci serve questa metà,
questa parte qua, quindi 95 diviso 2 uguale a me mi esce 47,5. Non contiamo virgola 5, facciamo soltanto 47, ok? Quindi sappiamo che qui sono 47 maglie, da qui a qui. Ora, 47 abbiamo detto, senza contare virgola 5 perché mezza maglia non possiamo ovviamente metterla, meno 3 maglie. Perché? Siccome noi abbiamo 47 da qua a qua, noi dobbiamo fare i nostri laterali, quindi qua dobbiamo diminuire le nostre maglie, questa parte qua delle maglie le dobbiamo diminuire perché qua verranno le maniche. Quindi diminuiamo le maniche qui di 8 maglie. Che faccio io? Prendo 3 maglie di qua dai 47 e 3 maglie da qui, da questa parte qua, da altri 47, ok? Quindi qua ne prendo 3 maglie, ok? E qua ne prendo 5, quindi 47 da qui, questa è la metà dei 95, da qui a qui prendo 5 maglie, da qui a qui prendo 3 maglie, quindi sul davanti ne chiudo 3, sul dietro del lavoro ne chiudo 5. Quindi in tutto sono 8 maglie, ok? Quindi 47 meno 3 sono 44. So io che da qui a qui io devo lavorare 44 maglie, ok? 44 maglie. Mi fermo, faccio la manica, attacco la manica qui, cioè metto le maglie della manica su questi ferri qua, continuo il lavoro, ok? Fino a qua, no, fino a qua ci siamo, mi fermo, faccio l'altra manica, attacco la manica, cioè metto le maglie della manica sul ferro dritto sul dritto e poi continuo a lavorare. Tornando indietro sul rovescio del lavoro, noi lavoreremo tutto insieme, tutto uguale. Ora vi spiego. Ora noi abbiamo 44 maglie qua. Per sapere quanto ne abbiamo da qui a qui, quindi da una parte del dietro, sul dietro del lavoro, quanto maglie abbiamo, noi dobbiamo fare 95, che poi saranno 96 perché aggiungiamo il mezzo punto, quindi mezza maglia qua e mezza maglia qua si compone una maglia, quindi gliela aggiungiamo qua. Quindi non saranno 95, ma ne saranno 96. Ora facciamo 96, che sono questa parte qua, da qui a qui, vedete? Meno 10 maglie, perché abbiamo preso 5 maglie di qua, 5, e 5 maglie da questo lato, quindi meno 10, uguale, faranno 86 maglie. Abbiamo qui 86 maglie, quindi faremo così. 44 maglie lavoriamo, 44. Questi sono 86, 44 maglie lavoriamo, chiudiamo 8 maglie, questi sono 8 maglie, 8, ok? Chiudiamo 8 maglie, facciamo la manica, attacchiamo la manica dal dritto al dritto, sul dritto del lavoro, cioè mettiamo le nostre maglie sulla manica, lavoriamo altre 86 maglie, ci fermiamo, facciamo come abbiamo attaccato questa manica qua e continuiamo i 44 maglie. Al ritorno, cioè al rovescio del lavoro, noi lavoreremo tutto insieme e poi vi faccio vedere come si fanno i raglan. Allora, per farvi capire come dobbiamo calcolare le quanto dobbiamo avviare per le maniche, dobbiamo fare misurarci il braccio dalla parte del sotto l'ascella fino a tutta la circonferenza del braccio, vedete, tutta la circonferenza del braccio. Il mio è il 38 centimetri. Quindi dobbiamo fare 19 perché sono le maglie del nostro schema, del nostro in... Ora dobbiamo lavorare
come abbiamo iniziato il nostro lavoro, quindi due giri a maglia legaccio come abbiamo fatto il maglione, prima maglia legaccio, quattro giri a maglia legaccio, quindi sono due serie di maglie legaccio, e poi continuiamo con lo schema. Noi stiamo lavorando in tondo, ricordatevi che per fare la maglia legaccio lavorando in tondo dobbiamo fare un giro a dritto come sto facendo io, ora sto facendo il dritto, e un giro rovescio perché stiamo facendo il giro unito, non lo stiamo facendo diviso come l'abbiamo fatto là. Quindi le maniche verranno unite, quindi un giro dritto e un giro rovescio. Non è niente di complicato, vi viene la maglia legaccio, sempre quattro giri. Ora facciamo il nostro giro a rovescio, quindi un giro dritto, un giro a rovescio, e ci viene la maglia legaccio. Sto facendo quello a rovescio, verrà un pochino più larga la manica, ma io la voglio più larga, non la voglio strettissima perché è un cardigan bello comodo. A maniche tre quarti. Segnatevi con il marcapunto l'inizio del vostro lavoro, così capite dove avete iniziato. Sto finendo il terzo giro. Ora facciamo il quarto giro, che è a rovescio. E abbiamo finito i due serie di maglia legaccio. Non è difficile. Se voi la volete più piccola, dovete fare 52, avviare 52 perché lo schema è di 26, dovete moltiplicarlo. 26 per 2 vi esce 52. Quindi se lo volete più piccolo dovete fare 52 maglie, dovete avviare. Oppure 70, 78 come l'ho avviato io. 4. Io ho fatto la mia manica che è 19 cm. Segnatevi su un pezzo di carta che la manica è di 19 cm nella lunghezza, 19 cm, così ve li ricordate. Ora che dobbiamo fare? Dobbiamo attaccare questa manica qua, su questa manica qua sul maglioncino, sul cardigan. Ora vi faccio vedere come si fa. Ecco qua. Allora, io ho attaccato la mia manica, ok? Ci siete? La prima manica. Ora vi faccio vedere come attaccare l'altra. Io mi sono portata un po' avanti. Ho attaccato le mie maniche, vedete? Dritto sul dritto, con le 8 maglie chiuse, vedete? 8 maglie qua e 8 maglie qua. Devono combaciare, vedete? Devono combaciare così. 8 e 8. Vedete? Poi ho lavorato 86 maglie del dietro, vedete? E ora sono di nuovo sulla parte, sono di nuovo sulla parte dove devo diminuire altre 8 maglie per la manica. Quindi faccio così, lavoro 2 come prima e quella di prima l'accavallo sopra. Quindi sono già una chiusa e continuo così per 8. 1, 2, 3, 4. Non le stringete forte quando chiudete, perché sennò poi viene tirato, ok? Quindi siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 8 maglie chiuse. Metto questa maglia, l'ultima che ho fatto, la metto sul ferro di sinistra, ok, e metto in sospeso questa parte, vedete? Così non mi scappano le maglie. Su questo lato io ho già fatto la mia manica, vedete? Ho già fatto la mia manica. Prima di metterla qua sopra, io chiudo le mie prime maglie, ok? Quindi prendiamo l'uncinetto, ce l'avevo qua, ora non lo trovo più, aspettate,
era sotto. Prendo il mio uncinetto, io ho lavorato con i ferri a doppia punta, sposto la mia prima maglia sul mio uncinetto e quindi faccio, vedete, sposto e nello stesso tempo chiudo, e quindi è una maglia chiusa, sposto, chiudo direttamente, quindi sposto e chiudo, ok? Quindi sposto e chiudo, quindi devono essere 1, 2, 3, 4, 8, vedete? È semplicissimo, sono 5, 6, 7 e 8. Contate bene prima di togliere il coso, 1, 2, 3, 4, 7, 8, prima di togliere un uncinetto, contatele. La rimetto sul ferro di sinistra, vedete, così, prendo la mia parte iniziale, vedete, così, e comincio a metterli sul ferro. Vedete? Faccio combaciare dritto con dritto, vedete qua così, e comincio a metterli. Vedete? Semplicissimo. Non è niente di particolare. E li metto tutte quante sul ferro. Così, vedete? Che poi blocchiamo dopo. Ecco qua. Io ho finito di metterli sul ferro, tolgo il mio blocca maglie e continuo a lavorare l'altra parte del davanti, la maglia sempre rasata. Prendiamo il nostro filo e continuiamo. La prima non si lavora perché l'abbiamo già lavorata, quindi lavoriamo così tutto il resto, procedendo anche a lavorare il nostro motivo, ok? Ecco qua, io sono arrivata a due maglie prima della manica, vedete? Lavoro una, metto il mio marcapunto, una maglia prima della fine della maglia, della manica. Quindi questi due, le prime due, le lavoro a rovescio insieme, l'unione tra la manica e il corpo. Ora continuo a lavorare le mie altre maglie sempre a rovescio, come abbiamo sempre lavorato. Non è difficile, abbiamo fatto la prima unione, dovete fare la stessa cosa sull'altra manica, la stessa identica cosa. Ecco qua, sono sul dritto del lavoro. Lavoro le mie quattro maglie a legaccio come sempre, abbiamo sempre fatto così, quindi faremo così. Il nostro schema continuiamo a lavorarlo, quindi io qua ora mi trovo tutti a rovescio perché ho finito la foglia e li faccio tutti a rovescio, vedete? Semplicissimo. Lavoro tutte le maglie dritto fino ad arrivare al nostro marcapunto, quindi le lavoro a dritto e vi faccio vedere come si realizza il raglan. Ecco qua, il nostro raglan si fa 3 maglie prima del marcapunto, vedete? Ho 3 maglie e poi c'è il marcapunto, perché ora qua dobbiamo lavorare 2 insieme, 2 maglie insieme a dritto, ok? Una maglia dritta, passiamo al marcapunto, questa, la seguente non si lavora, si lavora quella dopo e si fa una diminuzione e continuiamo a lavorare a maglia dritta. Questo è il nostro raglan da tutte le maglie, da tutte le maniche. Vedete? Continuate così e fate la stessa cosa sull'altra manica. Ecco qua, vi faccio vedere un'altra volta, vedete,
La nostra prima diminuzione del raglan l'abbiamo fatta. Ora sono l'altro giro, l'altro capo, l'altra parte della manica, cioè non l'altra manica, l'altra metà, l'altra parte, sì, l'altra parte, sì. E mi fermo 3 maglie prima, quindi prima del marcapunto sono 3 maglie, prima del marcapunto. 1, 2, 3 e siamo prima del marcapunto, vedete? 2 li facciamo dritto insieme, insieme dritto, ed è una diminuzione. Poi l'altra maglia la lavoriamo dritto, passiamo al marcapunto. Il dopo marcapunto dobbiamo fare una diminuzione, la prima non la lavoriamo, lavoriamo la seconda, ok? Ed è la seconda diminuzione. Quindi quando fate l'altra manica, quelli dove c'è prima del marcapunto dovete fare 3 maglie, di cui 2 la diminuite insieme a dritto e lavorate in altra maglia dritto e l'altra le diminuite, una si lavora l'altra e poi quella non lavorata si accavalla su quella lavorata e continuate così. Questo lavoro qua si deve fare, il nostro raglan si deve fare un giro soltanto a dritto, quindi sul rovescio, quando siete sul rovescio non dovete diminuire, ma dovete lavorare come si trovano il ferro come si trova, il dritto del dritto, il rovescio del rovescio, è semplicissimo. E fate così questi raglan per queste diminuzioni, lo fate per 12-13 volte. Quando fate queste 12-13 volte dovete misurarvi il giacchettino per vedere come vi sta e se eventualmente vi serve ancora diminuito, continuate a diminuirlo, ok? È facilissimo e ci rivediamo per la chiusura del giacchino, come si chiude il nostro cardigan, ok? Ok, vedete? Io ho fatto i miei raglan, vedete come escono? Escono veramente bene. Ora procediamo alla chiusura. La nostra chiusura è semplicissima. Innanzitutto si chiude dal diritto della... La chiusura è semplicissima. Allora, dobbiamo lavorare i nostri... 4 giri maglia legaccio tutto intorno al collo, perché così faremo il bordo, ok? Tutto maglia legaccio, togliendo i marcapunti perché non ci servono più. Dobbiamo lavorare ogni giro che faremo, sia sul dritto che sul rovescio, dobbiamo lavorare tutte le maglie a dritto, tutte le maglie sono tutte a dritto, 4 giri dobbiamo fare, quindi due serie di maglie legaccio, come abbiamo fatto anche sotto prima di iniziare il nostro lavoro, ok? Dobbiamo farlo così per 4 giri, sì, per 4 ferri, quindi sul dritto sono 2 ferri e sul rovescio sono 2 ferri, ok? Continuate così, togliete il marcapunto che non ci serve, bene? Andate avanti così per altri 3 giri, sempre dritto. Vedete, io ho fatto le mie 4 giri a maglia legaccio, ok? Ora vi faccio vedere come io chiudo le maglie, sempre dal dritto del lavoro. Non fa niente se non completate lo schema, non fa niente. Io chiudo così, la prima non la lavoro. Lavoro la seconda, la prima non la lavoro, faccio un gettato, ok? Faccio un gettato, lavoro la seconda, il gettato lo cavallo su quello lavorato e anche quella maglia di prima che non abbiamo lavorato, la prima la cavallo e continuo così, gettato, vado avanti a maglia dritta, il gettato lo cavallo e l'altra maglia anche a cavallo su quella lavorata, gettato, continuiamo così per tutto il ferro e chiudiamo le maglie così in modo tale che non sono né strette, non stringono, il lavoro viene bello pulito, ok? Non è difficile, vedete, guardate, gettato, lavoro questa, il gettato di prima lo accavallo e anche la maglia dietro la accavallo pure, vedete come viene bello pulito?
e non stringe, ok? Gettato, fate così, chiudete così tutte le maglie, semplicissimo. Se voi volete fare il bordo di 4, che io ho fatto 4 maglie a legaccio, cioè 2 maglie a legaccio, 2 coste a legaccio, questo e questo, se voi lo volete fare più grande, potete aumentare il legaccio. Invece di fare 4 ferri a maglia dritto, ne fate 6 e vi viene 3 maglie a legaccio. Vi regolate in base alle vostre preferenze, ok? Non vi preoccupate. Rivoluzionate, come dice l'amministratrice del gruppo dove ci sono anche io, vedete? Non stringe. Che saluto e gli mando un grossissimo bacio a Sonia Costantini. Se volete andare a vedere il gruppo o per qualsiasi altra esigenza in base al filato che sto usando, vi lascio sotto tutta la descrizione sotto al video, ok? E vi lascio anche il sito Facebook, dove su Facebook del gruppo, se chi si vuole iscrivere e seguirci anche lì. Vi ringrazio per la vostra partecipazione, spero che il video vi è piaciuto. Ringrazio tantissimo la Lana Gatto per avermi dato questa bellissima opportunità di fare questo cardigan. Ringrazio veramente tanto. E chi vorrebbe visitare il loro sito è www.lanagatto.it. andate a vedere tutti i loro lavori e tutte le loro qualità del filato. Ci sono tantissimi colori di questo nuovo Jaipur, tantissimi colori, tantissime varianti. Vi lascio tutto nell'info box e ci rivedremo per un altro lavoro. Grazie mille.